sono stati presentati stamattina a Palazzo Alemanni, in un incontro tra il presidente della regione Agazio Loiero, l'assessore al turismo Damiano Guagliardi, il sindaco di Cirò Mario Caruso, il professore Felice La Rocca dell'Università di Bari, i due eventi che saranno alla Borsa Italiana del Turismo di Milano il 19 e il 20 febbraio. Si tratta della celebrazione dei 500 anni dalla nascita di Luigi Lilio, l'astronomo di Cirò, a cui si deve la riforma del calendario gregoriano, e la grotta della monaca di Sant'Agata d'Esaro, sito archeologico risalente a 20.000 anni fa, che sta attirando l'attenzione della comunità scientifica internazionale. Il presidente Loiero ha colto l'occasione durante l'incontro con i giornalisti per annunciare l'uscita di nuovi bandi sul turismo in corso di pubblicazione, che daranno uno slancio sempre più forte al settore. Inoltre ha dichiarato: il nostro obiettivo è sempre stato quello di ripensare il turismo calabrese non solo come turismo balneare, ma anche nei suoi aspetti storico-culturali, per la Calabria profondamente caratterizzanti. Oltre al mare abbiamo delle montagne che non sono state, come talvolta è avvenuto al mare, deturpate come sono state talvolta i percorsi balneari, costieri, ed è un fatto importante. Abbiamo un filone enogastronomico di cui si parla pochissimo, che invece è importantissimo. L'assessore Guagliardi si è soffermato nei dettagli sulle iniziative calabresi che sbarcheranno al BIT di Milano, ricordando l'astronomo Luigi Lilio come un vanto calabrese in tutto il mondo, non solo per la riforma del calendario gregoriano, ma anche per i suoi studi sulla Luna, e ha definito la Grotta della Monaca, la più grande in Europa, come un gioiello archeologico per la Calabria. Abbiamo tutto un patrimonio ecclesiastico di cui non ci rendiamo conto realmente dei beni che possediamo. Abbiamo dei musei di grande portata nazionale, forse internazionale se pensiamo al Museo di Reggio, abbiamo anche delle potenzialità di museale ancora più grandi. Se oggi pensiamo a quello che è stato presentato alla Grotta della Monaca, potrebbe essere un museo innovativo, soprattutto per i ragazzi,